verbo avere, haben. Indicativo, indicativ. Presente, presens. Io ho, ich habe. Tu hai, du hast. Lui ha, er hat. Lei ha, sie hat. Noi abbiamo, wir haben. Voi avete, ihr habt. Loro hanno, sie haben. Io ho un cane, ich habe einen Hund. Tu hai due gatti, du hast zwei Katzen. Brigitte ha molti vestiti. Brigitte hat viele Kleider. Peter ha pochi vestiti. Peter hat wenig Kleidung. Noi abbiamo una bella casa. Wir haben ein schönes Haus. Voi avete paura. Ihr habt Angst. Loro hanno delle belle auto. Sie haben schöne Autos. Imperfetto è passato remoto, preteritum. Io avevo, io ebbi, ich hatte. Tu avevi, tu avesti, du hattest. Lui aveva, lui ebbe, er hatte. Lei aveva, lei ebbe, sie hatte. Noi avevamo, noi avemmo, wir hatten. Voi avevate, voi aveste, ihr hattet. Loro avevano, loro ebbero, sie hatten. Io avevo un cane. Ich hatte einen Hund. Tu avevi due gatti. Du hattest zwei Katzen. Brigitte aveva molti vestiti. Brigitte hatte viele Kleider. Peter aveva pochi vestiti. Peter hatte wenig Kleidung. Noi avevamo una bella casa. Wir hatten ein schönes Haus. Voi avevate paura. Ihr hattet Angst. Loro avevano belle auto. Sie hatten schöne Autos. Passato prossimo, perfect. Il passato prossimo si forma con il participio passato. Nel caso del verbo avere, il participio passato è gehabt, avuto, gehabt. Io ho avuto, ich habe gehabt. Tu hai avuto, du hast gehabt. Lui ha avuto, er hat gehabt. Lei ha avuto, sie hat gehabt. Noi abbiamo avuto, wir haben gehabt. Voi avete avuto, ihr habt gehabt. Loro hanno avuto, sie haben gehabt. Io ho un cane avuto. Ich habe einen Hund gehabt. Tu hai due gatti avuto. Du hast zwei Katzen gehabt. Lui ha una moto avuto. Er hat ein Motorrad gehabt. Noi abbiamo una bella casa avuto. Wir haben ein schönes Haus gehabt. Voi avete molti gatti avuto. Ihr habt viele Katzen gehabt. Loro hanno non una buona idea avuto. Sie haben nicht eine gute Idee gehabt.
Il futuro semplice in tedesco si dice Futur eins, e cioè futuro 1, mentre il futuro anteriore si dice Futur zwei, e cioè futuro 2. Sia il futuro semplice che il futuro anteriore in tedesco vengono formati dall'ausiliare werden. Questo ausiliare è anche un verbo e traduce il nostro verbo diventare. Ad esempio, io divento, ich werde. Vediamolo ora come ausiliare con il verbo avere. Io avrò, ich werde haben. Tu avrai, du wirst haben. Lui avrà, er wird haben. Lei avrà, sie wird haben. Noi avremo, wir werden haben. Voi avrete, ihr werdet haben. Loro avranno, sie werden haben. Non avrò mai una ragazza. Io avrò mai una ragazza. Ich werde nie eine Freundin haben. L'infinito di un verbo va messo sempre alla fine di una frase. In questo caso è il verbo avere, haben. È come se noi in italiano dicessimo io avrò mai una ragazza avere. Avremo tanti bei giocattoli. Noi avremo tanti bei giocattoli avere. Wir werden so viele schöne Spielzeug haben. Avranno una brutta sorpresa. Loro avranno una brutta sorpresa avere. Sie werden eine böse Überraschung haben. Futuro anteriore, Futur zwei. Il futuro anteriore in tedesco si forma dall'ausiliare werden seguito dal participio passato del verbo, in questo caso avuto, gehabt. E infine si mette l'infinito del verbo, in questo caso avere, haben. Io avrò avuto. Ich werde gehabt haben. È come se noi in italiano dicessimo io avrò avuto avere. Ich werde gehabt haben. Io avrò avuto. Ich werde gehabt haben. Tu avrai avuto. Du wirst gehabt haben. Lui avrà avuto. Er wird gehabt haben. Lei avrà avuto. Sie wird gehabt haben. Noi avremo avuto. Wir werden gehabt haben. Voi avrete avuto. Ihr werdet gehabt haben. Loro avranno avuto. Sie werden gehabt haben. Per formare l'imperfetto del congiuntivo o il presente del condizionale, in tedesco si usa il Konjunktiv 2. Io avrei, oppure se io avessi, si traduce con ich hätte. Tu avresti, oppure se tu avessi, du hättest. Lui avrebbe, oppure se lui avesse, er hätte. Lei avrebbe, oppure se lei avesse, sie hätte. Noi avremmo, oppure se noi avessimo, wir hätten. Voi avreste, oppure se voi aveste, ihr hättet. Loro avrebbero, oppure se loro avessero, sie hätten. La prima persona singolare del presente dell'imperativo non viene usata né in italiano né in tedesco, mentre si usa la seconda persona singolare sia in italiano che in tedesco. Abbi, abitu, habe. Per quanto riguarda la terza persona singolare sia al maschile che al femminile, viene usata solo in italiano. Abbia lei, abbia lui. Poi abbiamo la prima, la seconda e la terza persona plurale, che vengono usati sia in italiano che in tedesco. Abbiamo, abbiamo noi, haben wir. Abbiate, abbiate voi, habt. Abbiano, abbiano loro, haben sie.